Ciao a tutti amanti dell'Urbex, oggi ci troviamo nel nord-ovest dell'Italia e siamo venuti ad esplorare questa villa abbandonata appartenuta a quanto pare a un prete, poi vi mostreremo il perché, ma adesso non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo subito ad esplorare questa meraviglia. Andiamo! Allora ragazzi, iniziamo questa esplorazione. La villa, oltre appunto all'abitazione in sé, comprendeva anche una risaia che vi ho appena inquadrato adesso, infatti quella era diciamo la zona di produzione, però a noi quello che ci interessa di più è la villa e adesso iniziamo ad esplorarla insieme a voi. Guardate subito lo splendore che si nota da questi primi frammenti, non so neanche dove guardare sinceramente, ci sono un sacco di dettagli. Subito troviamo delle fotografie, quello che più mi piace è sicuramente il pianoforte, cioè è vero, ci sono le cartacce a terra, ma se voi vedeste solo questo scorcio, sfido chiunque a dire che questa casa, per meglio dire, sia abbandonata. Infatti è tutto perfetto. A vedere le condizioni non penso sia abbandonata da tantissimo. Naturalmente vi assicuro che la polvere c'è, infatti basta vedere sul pianoforte, vedete gli scorci di gli scorci, per meglio dire la polvere, come è normale che sia. L Erba C Milano, sicuramente sarà la casa madre di questo bellissimo pianoforte. Beh ragazzi, cioè, se questa è la prima stanza, vi ripeto, abbiamo già fatto un sopralluogo che come sempre è molto breve, se questa è la prima stanza non vedo l'ora di vedere le altre e andiamo. Ecco, guardate quanto è grande la casa, c'è già la Francesca al lavoro, naturalmente per le foto, anche i lampadari sono conservati veramente in maniera perfetta. Entriamo subito nella cappelletta. Guardate signori che spettacolo, a partire dal lampadario, ma poi la chiesetta in sé è veramente splendida. Come vi dicevo prima, sì, si vede la traccia d'abbandono, però molto meno rispetto ad altre esplorazioni. E se tutta la villa, tutta l'abitazione così, mi sa che qua non dico che ci scapperà il 10 punti urbex, però sicuramente ragazzi poco ci manca. Si capisce subito comunque che sia, o per meglio dire che è stata la villa di un prete, o comunque la villa di un religioso, vedete? Quadro di Padre Pio, appunto una chiesetta, comunque molto molto carina. Praticamente c'è ancora conservato tutto in maniera perfetta, vedete? Anche i soprammobili naturalmente non potevano che essere a tema religioso. Beh, signori, guardate Gesù Bambino in quella che sembra una pagliettina, una culla, diciamo. Beh, ragazzi, non mi ero accorto neanche di questo arazzo con questo splendido divanetto e il lampadario, ve l'avevo inquadrato prima. Molto bella, mi sta subito piacendo questa villa abbandonata. Tra l'altro ragazzi, c'è il piano di sopra, cioè poi si sale addirittura al piano di sopra. Guardate, purtroppo la carta da parati è venuta via, ma approfondiremo dopo. Ah, intanto che la Francesca finisce la stanza che vi devo far vedere, vi faccio vedere la veranda. Sono sempre veramente fantastici queste vetrate, sono sempre splendide. Guardate i colori, le verande veramente sono una delle parti più belle sempre delle ville abbandonate, proprio anche grazie alla luce del sole che filtra praticamente in maniera perfetta. Qua purtroppo è stata ricoperta dai rovi e quindi comunque fa capire che non è abbandonata da ieri, però ragazzi questa veranda è veramente stupenda. Tra l'altro ci sono alcuni dettagli a me cari, come ad esempio l'album delle figurine di Yu-Gi-Oh! Poi da qualche parte avevo trovato anche un qualcosa sui Dragon Ball,
che però ho perso questa statua magnifica e mi volto per inquadrarvela anche da questa parte qua, con lampade, quadri, come vi dicevo, album. Eccolo qua, il raccoglitore dei Dragon Ball. Sicuramente la casa era anche abitata da bambini, no? Perché guardate, le Lamin Cards, io mi ricordo che facevo la collezione delle Lamin Cards dei Dragon Ball, sono esattamente quelle che prendevo io, quindi secondo me io queste le collezionavo quando avevo, sì, 10 anni, tra elementari e medie, quindi può essere che la casa sia stata abbandonata verso quel periodo qua. Beh, ritrovare oggetti che hanno fatto parte anche della mia infanzia è sicuramente un motivo in più perché questa casa ci entri nel cuore. Allora, vi porto in quello che poteva essere lo studio, se possiamo definirlo così. Ecco, questo secondo me era il prete che abitava in questa casa. No, non era il prete? A parte che non è il prete. No? No. Beh, ho detto una cavolata. Beh, però tu dici che ci abitava... No, allora, mi hanno spiegato la storia e mi hanno detto che se non ci abitava un prete era il parente di una famiglia. Comunque l'hanno chiamata la villa del religioso perché un membro della famiglia era un prete, e a giudicare, vedete signori, praticamente in ogni angolo ci sono richiami. Ecco, ad esempio qua c'è la foto di un prete, guardate gli occhiali, potrebbe essere il vescovo. Vabbè, certo, io dico prete perché comunque è una figura religiosa. Qua sicuramente poi qualcuno avrà sistemato per fare le foto. Noi ovviamente non tocchiamo niente, vedete, dettagli a tema ecclesiastico, come diceva giustamente la Francesca, ogni 2x3. Questa qui cos'è? Com'è che si può chiamare? Una teca, esatto. Esatto, una teca. Mamma mia, ragazzi. No, non è. Pensavo fosse la Madonna di Medjugorje. No, no, beh, allora, che sia una teca e una Madonna, siamo sicuri. Mi scuso se potrei risultare blasfemo, però non siamo sicuramente esperti di personaggi, nonostante la Francesca abbia avuto la mamma che ha fatto la catechista. Ah, ragazzi, tra l'altro non vi avevo inquadrato il soffitto. Guardate, con questa, anche il soffitto richiama comunque una forma a croce. Voi purtroppo non lo vedete perché è veramente immenso il soffitto, però vedete, richiama la croce, appunto, e il lampadario, anche questo è veramente molto molto bello. Poi per il resto la casa, magari purtroppo anche dai ladri, è stata messa a soqquadro. Però questo scorcio cos'è? Vedete con lo schermino. È vero. Sì, diciamo che lo scorcio più bello sicuramente di questa stanza è questo qua. Molto bello, signore, molto molto bella questa villa. Allora, ci manca l'ultima stanza di questo piano terra. Poi, signori, ci tengo a sottolineare che nel, credo, primo e ultimo piano non ho fatto il sopralluogo, quindi magari può essere meglio, ma perché no, può essere anche peggio, quindi lo scopriremo insieme. Ecco, questi modellini, soprattutto dei velieri d'epoca, mi piacciono veramente un sacco. Anche qui il soffitto è piuttosto semplice. Diciamo che i lampadari in questa abitazione sono sicuramente meglio dei soffitti, visto che sono attaccati appunto ai soffitti. Usiamo questo termine di paragone. Ecco, raramente, guardate, qua c'è anche una pistola. Naturalmente è una pistola giocattolo, ovviamente, spero, ma penso proprio di sì, presumo proprio di sì. In questa casa sicuramente la fanno da padrone i soprammobili. Adesso arriva la Francesca a controllare se effettivamente sia una pistola giocattolo. Come vi dicevo, no, lo so, come vi dicevo, in questa casa la fanno da padrone i soprammobili, foto, guardate, su ogni mobile, i mobili praticamente sono ricoperti, a parte dalla polvere, e quindi come vedete, guardate, testimonia abbandono, anche datato, come vi dicevo, la villa non è sicuramente abbandonata da ieri, però in questa casa spiccano comunque
i dettagli. E onestamente vedere questo veliero qui sul tavolo, tra l'altro la Francesca mi ha detto che l'hanno spostato. Ah, ma questa è la Santa Maria, una delle tre caravelle di chi era? Di Cristoforo Colombo. Mamma mia, ragazzi, è bellissima, bellissima, veramente mi sta veramente piacendo questa villa abbandonata. Poi, ragazzi, naturalmente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate delle immagini che state vedendo, se pensate che sia stata abbandonata prima o dopo. Ok, ragazzi, andiamo al piano di sopra.